Adesso attacco il power bank. Vedi? Tutto carico. 1, 2, 3, 4. Spero che si carichi il telefono. Così ti chiamo dopo. Ciao. Come sta andando? Se riuscirò mai a fare un vlog decente da mettere su YouTube. Me lo auguro. Comunque sono quasi arrivata in Puglia. No, sono arrivata in Puglia. Sono quasi arrivata in stazione a Foggia, quindi faccio un pezzo con l'auto. Per andare a Manfredonia, comunque voglio prendere un po' il sole perché qua c'è una bellissima giornata. Tra 40 minuti arrivo a casa alle 4. Posso piovere solo mezz'ora, arrivo a casa. Si vede abbandonato. Sono lontana da casa tua, vero? Sono No, no, Donato è stata una delle prime rispondenti. Solo che Francesca era la tua persona. Ragazzi, buongiorno. Sono in Puglia e i miei genitori fino a domenica. Questo è il paradiso terrestre dove abitano i miei genitori. Il mare è stupendo. Secondo me c'è ancora un po' freddo per fare il bagno. Ciao. Ah, c'è anche il cantiere qua, stanno costruendo delle case bellini nuovi. Ciao, buona giornata. Ciao amore, come stai? Guarda che bello, sole, il mare, il cielo. Guarda il tuo cantiere, secondo me stanno andando avanti qua. Guarda. Va dentro il mare, vedi? Vedi i fiori? Le palme, vedi? Sono le macchine che passano. Il mare è stupendo. Adesso faccio colazione. Un bacio, ciao. Ciao guys, I am in South Italy. And weather is so amazing, and I'm eating my nice food.
Let's go eat. No. Se non devo comprare questo. Non mi piace. My hair color I did in the morning. No. I don't know why I'm not feeling inspired about making mukbang. So this is my drink. It's orange juice, and this is my food. It's tomato bread and fishes. Bye. My God, very nice. Io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Qui per sempre il mio fianco. So it has to be with all the tragedy. I remember when you left, you took a half of me. Tearing me to the floor. And now you're reaching for my hand while I reach for yours. Mangiando qua sul balcone, vedi le mozzarelle, la pizza, le olive e il succo di arancia. C'è il sole, vedi, tutto qua. Amici, questo è un contorno occhi secondo me che è spettacolare per le occhiaie blu violacee. Poi ho usato una crema alla vitamina C profumata di arancia, dovrebbe essere schiarente. Adesso mangio. Protezione viso corpo. La bezza. Ma come fanno? No, io non ce la faccio. Dei miei genitori e ho mangiato sul balcone e ho preso il sole, ho preso il caffè. Questo è quello che rimane del pranzo. Caffè, tazzino. No, vabbè, non riesco a spiegarvi, cioè la beatitudine, il paradiso selvaggio, veramente. Ok, talk you later, bye. Sì, ho mangiato. Ho mangiato qua sul balcone perché si sta da Dio. C'è il sole, questo di fronte al mare. E quindi ho mangiato due pezzi di pizza,
due mozzarelline di bufala, le olive quelle giganti, verdi, e il caffè col gelato dentro, buonissimo. Ciao. Il sole, dopo devo stendere i panni e basta. Poi nel forno per stasera ci sono i peperoni ripieni, perché non possono mancare. Ingrid, quanto è bella! Mandorlina, dove sono i piccoli? Adoro. Non ti ho visto. Ciao amore. Vieni amore, vieni. Mandorla, vieni. Amore. Vuole stare vicino a me. Ella si è arrabbiata con me perché sono uscita col pigiama. Questi fiori che sono? Azzurra? Cos'è una... Sai che non so se fanno i fiori questi. Una pianta... Poi è una pianta... Sì, c'hanno i fiori. Che non chiamo nonno? Che non chiamo? E i piccoli? Oh Fede, deve dare il latte ai bambini. Importa, si è fatto tutto depilè. Che vuol dire? Tutta pulita. Dai, di. Di. Vedi il cabello. Di. Mandorlina. Devi dare il latte ai peccoli. Ma io vado a mettere nella macchina. Volevo far vedere i cuccioli, no? La cassetta appunto lì. Non si può fare il giro? No. Vabbè. Ma chi ci sta nella reception? Dai, c'è il meeting là, sta pieno di persone, sono 50 cristini. Vedi, la lumachina è nonno. Lasciala vivere, papà, lasciala vivere. La farfalla, vedi come vola. Senti che c'è niente. Azzurra, io voglio quello piccolo nero. Oh, fammi vedere. Ingrid, siediti qua, papà, siediti. Tu quanti belli, tu quanti belli. Mo se parte l'acqua, ci facciamo la doccia, lo sai? Qua c'è il coso dell'acqua. Oh, guarda quel bel verde. A te. J'ai pile. J'ai pile. Come stai, papi? Che? La lumaca. Ma sei stanco? Sei stanco, papà? Deve fare un po' di colluttorio. Non ti bene. Ho fatto una doccia che... Uè, ho visto il punto nero qua. Ma posso fare la black mask, papino? Che cos'è la... Per togliere i punti neri. Posso fare? Una canzone.
La maschera dei punti neri, la canzone. Che bello! C'hai il punto nero sulla guancia. La mandorlina. La mandorla. Mi sta attorcigliando il cervello. Hai fatto le fotocopie? Sì. Mi piace questa... La borsa. Che borsa? Ce l'hai dentro? E non riesco a prendere la lumachina. Quella rotografia hai fatto? La mandorlina? Mm. Devo prendere la lumaca, non riesco. C'è un'altra! È pieno di lumache! Questa è la casa delle lumache. Siedi, papà, è pieno, papà! Siedi, ce n'è un'altra lì, vedi, è pieno di lumachine! È pieno! Sì, sì. Mandorla. Questo è un ulivo invece. Miau! Hai mangiato? Io sto lucendo figli, volevo ci posso consigliare. Hai mangiato? Amore. Deve mangiare molto. Ma... amore mio! Facciamo la foto. Amo! Ti piace? Questa è la piscina dell'albergo dove lavora mia sorella. Sono andata a vedere i gattini con mio papà, vedi, mia sorella. Un po' di qualità. Sono dei gattini qua. Quanti belli. Sei ruggito, ci senti più. Ti piace come ho aggiustato il letto, vedi? Beh, la camera è ancora un po' da sistemare. Qua faccio gli addominali. Questa è la roba del tennis di mia sorella che se ne deve andare tutto via. C'è un sacco di... quelle valigie pure se ne vanno. No, c'è un po' di casino. La parella è rotta. Vabbè, tanto per 3 giorni che sto qua, va bene. Farmaci che prende mio padre. Sucra fato, uno prima dei pasti. Eurosemite, Lasix alle 8, Tareg alle 8, Pantorc alle 8. Ezetimibe alle 9. Clodipogre, Copidogre, il Teva, sarebbe il Plavix alle 4, alle 14, Eurosemide, Luvion alle 16, questi qua li ha già presi dove c'è il tappino, il cucchiaio, no, il... la tazzina girata. Poi c'è Luvion, Eurosemide, Eliquis, Tovarina. Mancano 3 bicchieri fino a stasera. Beh, ciao.